Benvenuti a tutti, siamo ad affrontare il Toro che arriva da 6 sconfitte consecutive in Torino. Torino, squadra che io tifo, Toro che io presi, ci sono le Master League fatte col Torino sul canale e lo portai a vincere anche cose importanti, ma questa è un'altra storia. Andiamo in campo al Ferraris per cercare di ribaltare le sorti della partita contro il Bologna. Devo dire che almeno il pareggio lo meritavamo. Un grande Skoroski ci ha negato più volte il gol, grandissimo portiere. E adesso giochiamo contro il Toro. Due tifoserie storicamente erano gemellati, poi dal 2009 si è declinato un po' il rapporto, però c'è sempre una grande amicizia con i vecchi ultra del Grifone e noi vecchi ultra del Toro. Andiamo in campo, questo non c'entra niente col calcio giocato, giochiamo questa partita. Calcio d'inizio da parte di il Buitre, l'arciere delle tenebre, Morata, Lukic, ex pallone ancora adesso a Gatti, Nani, Zefuic, attenzione a Bove. Pallone girato verso Lukic, lo stop, inserimento verso Castellain, subito Inetti su di lui, Miretti, prova a mandare Criscito, Morata tiene lì il pallone ancora Criscito che affonda, va a mettere in mezzo questo pallone, tipo di testa di Castellain, la parata del portiere del Torino, poi Lukic, fa partire questo tiro e la palla è fuori. Grande parata di Milinkovic Savic su colpo di testa del greco Achille Castellain. Milinkovic Savic che nella realtà molto probabilmente lascerà il Toro. Nani, colpo di testa all'indietro, subito Morata, poi Vlasic, il croato, avanza, Singo, Singo, attenzione ancora Singo, gran dribbling, entra in area, mette in mezzo, deviato, Carney. In partenza sponda a Bari per lo scambio di portieri. Zefuic, Lollo Pellegrini, anche lui sul mercato. Pallone verso Coda, tiene lì la palla, Coda, pallone verso allargato su Pellegrini, c'è Olaina, deve rimettere in gioco dall'altra parte. Lukic, pallone a Castellain, il tocco ancora verso Miretti, subito di sponda verso Criscito, fa partire questo tiro esterno della rete. È difficile. Torino che si sta chiudendo bene, arriva da 5-6 sconfitte consecutive, incredibile. Lancio lungo, Gatti. Pallone messo giù, sfugge via, Scurs, Olaina. Lancio ancora dall'altra parte per Singo. La tiene lì Singo. Linetti, l'ex Sampdoriano, lancia lungo, Nani. Pallone che rimane lì, arriva Castellain. E ripropone l'azione del Genoa con Coda, Coda, palla messa in mezzo, adesso va via dalla Varo Morata, parte questa sassata e in due tempi Milinkovic-Savic la tiene lì. Campionato che sarà durissimo, rilancio lungo, ancora Gatti per lui, un derby, Radonjic, attenzione la palla adesso per Olaina. Messo lì il pallone in duello con Zefuic al centro, poi arriva Lollo Pellegrini ma allarga male Radonjic e rimessa per il Genoa 0-0. Una partita piacevole fin qui. Nani allarga subito questo gran passaggio per Miretti, l'appoggia per Castellain, gioca male questo pallone, recupera Nani ancora prova ad accelerare sulla fascia per Lollo Pellegrini, l'appoggio per Coda, va a mettere in mezzo questo pallone, Castellain ha provato la sforbiciata, non ci arriva, Singo, pallone Radonjic, secondo me il Toro gioca troppo basso a ripartire, c'ha solo una punta davanti e è questo che non deve fare, però io alleno il Genoa, lancio lungo, Zefuic lascia sfilare verso Olaina, ancora Olaina, fermato, ma non è assolutamente fallo questo. Non è assolutamente fallo e purtroppo non è neanche da giallo.
Rivediamolo. Guardate, ha preso il pallone nettamente. Vediamo. No. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Ci sta allora. Fallo e giallo. Ricci. Mette in mezzo questo pallone. Nani che va a respingere. Dopo la conferma sta giocando ancora bene. Non lo Pellegrini. La palla in mezzo per Alvaro Morata. Ancora coda. Gli 1-2 che arrivano. Alvaro. Alvaro, Alvaro, Alvaro. Prova a accelerare Alvaro. E la palla verso Lollo Pellegrini, mette in mezzo coda! Milinkovic Savic. Mamma mia. E palla fuori. Rimessa subito per Lukic. L'appoggio laterale per Castova. Lo scarico Miretti, non c'è spazio per il tiro. Allora si va da Criscito. Mette subito in mezzo questo pallone. Spizzica Morata. Vedete Torino che gioca sul contropiede, ma deve avere gli uomini. Lancio lungo ancora, Gatti, preciso. Consegna però la palla al Toro. Allora il Toro adesso avanza, Singo, attenzione, Vlasic, pericolosissimo. Palla lì indietro, ancora Linetti, Nani, superbo, superbo oggi. Pallone verso Lukic, l'appoggio adesso verso Morata. Morata che può avanzare, gira, ma perde palla. E allora Vlasic, 33esimo, fin qui il risultato abbastanza giusto, chiude tutto Nani. E poi la palla ancora giocata verso Lollo Pellegrini che scivola, scivola Lollo. Niente da fare. Torino che chiude le fasce ed è dura, online, quando è così è dura. Radonic, pallone Vlasic. Va a chiudere Mirietti, attenzione all'inserimento di Singo che la mette in mezzo, esce Carney, colpo di testa, palla che sempre rimane lì, Raduni messo giù, calcio di punizione e altro cartellino giallo, mamma mia. Fioccano come le patate, attenzione a Ricci perché c'ha un gran tiro, palla messa in mezzo, Carney. Va a rinvio lungo Carney, Coda colpisce bene di testa, l'appoggio ancora su Coda, il lancio ancora in mezzo, Morata non ci arriva, Radonic, Vlasic, il croato, Vlasic, fermato ottimamente da un suo compagno ex di squadra Morata, la palla verso Coda, chiude tutto, Torino che sta giocando bene però, Olaina, rilancio in avanti, colpo di testa all'indietro, ancora Lasi ci mette in mezzo, Gatti, gran passaggio a Carney, palla ora giocate a Lollo Pellegrini, dobbiamo allungarci leggermente, allora Lollo Pellegrini fa partire questo attraversone in avanti, c'è Sergio Gomez, Radonjic, pallone a Vlasic, ancora verso Bove, anticipato, recupera, e allora tutto su Castelbain, palla radente, lo stop di Morata che punta l'uomo, sulla fascia per Criscito, pronto al cross Criscito, la mette in mezzo Morata, Milinkovic, 0-0, un po' sterile il Genoa lì davanti, Torino che si sta difendendo davvero alla grande, e allora noi ragazzi adesso proviamo a fare uno schema un po' diverso, quindi andremo a togliere Lollo Pellegrini, mettiamo Haiti Benasser, Fernandez infortunato, alziamo Criscito da questa parte, allarghiamo Gatti, mettiamo Nani qui, giochiamo con difensori centrali, quindi entra a Rever e Haiti Benasser le facciamo fare un po' più basso il laterale destro, spostiamo Lukic, abbassiamo Miretti e così è, e andiamo a fare chiaramente ampiezza gioco e cross al centro, chiaramente dobbiamo però andare a allargare, alziamo innanzitutto un po' più la difesa, però direi che così è ok, proviamo così, andiamo in campo. Calcio d'inizio da parte di Bove, pallone a Sergio Gomez,
poi ancora Nani che la mette lì, deve riproporre l'azione al Toro adesso, Criscito, Criscito, pallone girato ancora verso Castelldine, mette in mezzo questa palla ancora per Coda, sbaglia l'appoggio all'indietro. Torino molto compatto dietro, difficile da superare centralmente. Lancio lungo, Nani sovrasta ancora il centrocampo del Toro, poi Celinetti, attenzione a Sanabria, pallone dall'altra parte, è entrato Sanabria, pallone del Saravanis, deve chiudere Genoa. Errore, errore di Nani in chiusura, e questo signore qui fa segno di stare zitti a tutti. Questa esultanza non mi piace, poco sportiva, anche perché nessuno gli ha detto niente. Guardate come abbiamo sbagliato il taglio qua, guardate che errore, mamma mia, Gatti quello lì che sbaglia tutto. Vabbè, Morata, Lukic, pallone in mezzo, ancora Morata, la palla girata per Coda che tiene il pallone, prova ad avanzare Coda, il controllo viene messo giù, calcio di punizione e cartellino, niente per loro, niente per noi, sì, vabbè. Guardate il fallo, era da giallo, qui, guardate, boom, e attenzione, adesso qui ci va un destro, e allora io vorrei provare, vediamo se Morata potrebbe mettere il gol dentro. Parte Alvaro, la palla gira ma non carica abbastanza, Miretti, pallone che rimane lì, e niente da fare ragazzi, siamo troppo alti. Torino che adesso ricomincia ad attaccare, Ricci, Ricci che va in fondo, chiuso, mamma mia Lukic, tanta roba. Haiti Benasser deve portare su questo Genoa, ancora Castelldine, arriva Benasser, prova a metterla in mezzo ma è un cross bruttissimo, santo Dio, sarebbe la seconda sconfitta consecutiva. Rilanci in avanti, ancora il Torino che cerca di pressare, Lazic, poi Cerici, l'ex Empoli, lancio lungo, Nani, colpo di testa mancato, Sanabria, scivolata, Radonjić, Radonjić, dobbiamo andare a salire, raddoppiare, mamma mia, ancora Linetti, Linetti, grande dribbling qui, palla Vlasic, Singo, pallone messo di lato, buon gioco del Torino qui davanti alla porta, ma adesso portiamo via palla ragazzi, togliamola, Lukic, niente da fare, l'attacco di Lukic, Sanabria, la palla rimane lì, e allora ci possiamo rifare? Niente da dire, niente da fare, ancora Torino, chiusa adesso Vlasic, alziamo sta squadra, Miretti, Nani, Lukic, Rever, lancia bene IT Benasser che brucia l'aina, può avanzare IT, vai veloce come un treno, si ferma, mette da questa parte il pallone, ancora IT, palla in mezzo, libera tutto, poi la palla rimane lì, Lucky, Castelldine, oh! Mamma mia, incredibile, incredibile, non ci credo, non ci credo, non ci credo. 65esimo, una bellissima partita, Torino che parte bene di contropiede, si compatta quando deve difendere, Vlasic, lancio lungo, deve uscire Carney, cos'è? No, calcio di... minchia, ci sta tutto il fallo qua, calcio di punizione a Ricci, attenzione Ricci, Ricci, non c'è gol, 2-0, niente da fare, niente da fare, Toro che torna alla vittoria dopo 6-7 sconfitte di fila, è incredibile, io veramente, ma non ci credo, Morata, basta punti di riferimento, andiamo su come viene, Miretti, Miretti, adesso può avanzare, Miretti, guardate come retrocede il centrocampo del Torino, bello questo passaggio stavolta per Criscito che la prova a mettere in mezzo, Morata, niente da fare, Morata è da togliere, Morata è da togliere, mettiamo questo signore qui, Fabio Silva,
Olaina, Ricci. Vedi Gabri che anche a me succedono le partite no, nonostante che sono 23 anni che gioco a sto gioco. Ti lascio immaginare. Castelldine, mamma mia, ma dormiamo però a centrocampo oggi, Morca troia, occhio al toro, Sanabria. Pallone a Singo. Vlasic gioca bene il Torino. Dobbiamo andare, dobbiamo salire. Adesso con Coda, 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 Coda. C'è lo scarico su qualcuno. Messo giù, calcio di posizione. Coda ve lo consiglio perché è un attaccante che la torre che forse cerchi tu, cara Gabri, potrebbe essere questo. Intanto entra Castelldine, adesso proverà il gran tiro da qua, ma sicuramente parte Castelldine con questa sassata. Mamma mia, dove è passato? Cursore basso a destra e caricare un po' più di metà quando è lontano. Cursore basso a sinistra invece quando devi tirare con un destro. Sempre il contrario, lancio lungo, Gatti, colpo di testa. Torino che... Attenzione, Olaina fermato. Dobbiamo svegliarci però ragazzi qua, non va bene, Rever. Messo in posizione di attaccante esterno, Rever, niente, non passa niente. E allora ancora il Torino con Radonjić. Radonjić fermato stavolta, bravo Miretti. Pallone ancora da questa parte, ancora Miretti, subito di prima Castelldine. La gira bene per Fabio Silva, ma qui c'è Scurs. Lancio lungo, ancora Lukic. Ancora Criscito, sbaglia tutto, niente da fare. Allora Linetti, Scurs, lancio da questa parte. Torino che ha giocato una grande partita e merita la vittoria. Nani, colpo di testa all'indietro, ancora Miretti, sempre ottimo lui, e allora si può riavanzare. Miretti, la palla da questa parte, ancora Miretti. Coda che cede ai Tibenasser, che si accentra, parte questo tiro, mamma mia che parata Milinkovic. Ancora Rever, la palla ancora Castelldine che si va a girare. Castelldine, palla verso Fabio Silva che non arriva, e allora ancora Miretti, fuori gioco di Criscito. Questo Genoa sta veramente declinando, sta lasciando i sogni che ci aveva chiesto la qualificazione in Champions League all'inizio stagione, ma la vedo davvero dura. Se non ci svegliamo qua, Lukic, Lukic, la palla in mezzo, e poi è Castelldine che manovra, pallone ancora Fabio Silva, la palla verso Coda, parte il tiro. Mamma mia, mi interessa. Sono due partite che troviamo dei portieri che parano tutto. Vedi Gabri, anche qua succede queste cose, però è realistico così. Linea laterale, arriva Fabio Silva, attenzione la palla, allora la tiene, poi prova ad andare via a velocità, un tocco, due, c'è lo scarico, Lukic, mamma mia, ancora Lukic, palla tiro a giro, Coda la tiene lì, palla ancora allontanata dal Torino che si appresta a vincere questa partita dopo 6-7 sconfitte di fila, incredibile. Questo è il calcio, può succedere. Miretti, Miretti tiene lì il pallone, Miretti, pallone in mezzo, Fabio Silva lo alza, Coda! È un gol bellissimo, ma forse inutile, mi sa inutile, 2-1, ma inutile. Proviamo ad andare a pressare subito, ma c'è poco tempo, e quindi finirà così, e finisce così. Un po' di mugugni, un po' di fischi per una squadra che, lasciamo stare, fin qui non ha fatto così bene, ma neanche malissimo, eh. Risultati, classifica, andiamo a simulare la partita col Khimki, tanto è inutile, abbiamo passato il girone. Quindicesima, Genoa, Torino 1-2, Milan, Bologna 0-1, Juventus Udinese 4-1, Empoli, Roma 0-1, Napoli, Como 2-0, Spezia Sassuolo 0-2, la Sampdoria vince a Lecce 4-2, Salernitana Monza 2-2, Fiorentina Lazio 1-0, e l'Atalanta che vince a Milano con l'Inter. Le due milanesi cadono tutte e due. Classifica,
Milan 35 insieme a una grande Fiorentina fin qui, 35 punti, Lazio 31, Napoli e Atalanta 29, Genoa e Juventus 28 punti, Inter 27, risalgono Bologna e Roma 23-22, Sassuolo Udinese 20 insieme a Torino 20 punti, Sampdoria 17 e poi via via, come vedete abbandona l'ultimo posto per il momento il Monza e lascia il Lecce ultimo. Ok. Ragazzi, andiamo a simulare e vediamo chi sono passate sia in Europa League prime e seconde, Champions prime e seconde e le terze che retrocederanno in Champions League. Questa cosa non ve la faccio vedere, vedremo poi. Andiamo a, chiaramente saltiamo l'incontro, tanto è inutile farlo, e vinciamo anche in Russia. Molto bene. Allora, gironi. Passano alla fase eliminazione diretta, andata e ritorno, purtroppo ci sarà il gol doppio. Celtic Real Betis, Milan West Ham, Atletico di Madrid Anderlecht, Genoa e Bayer Leverkusen, Olympique Lyon e Wolfsburg, Olympique di Marsiglia Antwerp, Napoli e Lille, Porto e Leicester, Panathinaikos e Valencia, Rennes e Lipsia, Zenit e Arsenal. E l'ultimo girone, Real Sociedad e Besiktas, incredibile, Borussia Dortmund saluta l'Europa. Andiamo a vederci le prime e le seconde, perché ripeto, non tutti tifano Genoa o altre squadre, bisogna guardare anche per sportività la fase a gironi della Champions League, come si è conclusa Champions League, fase a gironi. Passano all'eliminazione diretta Bayern, Monaco, Inter, Dinamo Zagabria in Europa League, Tottenham e PSG, Bruges in Europa League, Manchester United e Villarreal, Benfica in Europa League, Chelsea, Atalanta, Sparta Mosca in Europa League, Barcellona e CSKA di Mosca, Trabzonspor in Europa League, Real Madrid e Liverpool, Sporting Lisbona in Europa League, Genk e Olympiacos passano un turno, Ajax in Europa League, e Manchester City e Juventus avanzano e lo Sporting Braga in Europa League. Ragazzi, tutte forti, sia delle prime due dei gironi che le terze che retrocedono alla Champions. Sarà un delirio, sarà un delirio. Io non so se hanno già fatto i sorteggi, non li voglio neanche vedere. E va bene, per oggi ci salutiamo qui e poi ci attendono tre partite che devastanti: Lazio, Atalanta e Fiorentina, tutte grandi partite. Va bene, ci rivedremo all'Olimpico contro la Lazio. Ciao a tutti e buon pranzo.